la CGIL per capire appunto il punto di vista del tuo sindacato su questi aspetti. Sì. Ma adesso io non vorrei sorprendere un po' la platea che è qua presente, e grazie ovviamente di questa occasione che il PD ha offerto di partecipare a questa discussione, però in realtà la CGIL non ha una posizione diversa da quella espressa dall'amico Alessandro, perché siamo di fronte al fatto che questa è una sfida nuova, e quindi non siamo in presenza del fatto che ci sono, come dire, degli elementi compiuti che bisogna prendere o lasciare per come sono. No, qui si apre una sfida nuova che mette, diciamo, in condizione tutti quanti di provare, di sperimentare come può costruirsi un nuovo tipo di rapporto di lavoro utilizzando quelli che sono tecnologie e strumenti di cui, in termini di potenzialità, nel modo più profondo di questo termine, anche sotto il profilo tecnico che noi possiamo mettere in campo oggi, non è che qui stasera siamo nella condizione di dire esattamente fino a che punto arriveranno. Cioè, noi sappiamo che oggi abbiamo la condizione di fare un passettino ulteriore a quello che fu il telelavoro degli anni 80-90. Il telelavoro fu una delle contrattazioni che mi capitò di fare in IBM, che era una delle aziende all'avanguardia, anche perché possedeva le tecnologie all'epoca per fare il telelavoro. E mi ricordo che il punto su cui si arenò sostanzialmente il telelavoro, e spero che non sia il punto su cui si areni anche lo smart working, è stato determinato dal fatto che richiedeva un certo tipo di investimenti, una certa quantità di risorse perché il telelavoro si potesse fare, richiedeva una ingegnosità, una capacità da parte di chi gestiva le imprese di superare i modelli fordisti tayloristi dell'epoca, che badate, non è che siano spariti, cioè abbiamo ancora un pacco di aziende nel nostro territorio che fanno funzionare il sistema produttivo con i metodi ancora tayloristi e fordisti. E prevedeva il fatto che ci fosse una formazione continua. Formazione continua rivolta al personale che doveva continuare a mantenersi aggiornato, perché soltanto così tu puoi fare un uso potenziale della ricchezza tecnologica che ti viene messa a disposizione. Ma non solo. Ma attraverso la formazione tu puoi anche dare un contributo sotto il profilo, diciamo così, di esperienza che maturi sul campo del lavoro rispetto anche a maturare migliori condizioni di sviluppo del telelavoro in quanto tale. Il telelavoro in realtà si è arenato non solo perché, come diceva giustamente Alessandro prima, c'era una riottosità da parte dei manager delle imprese, ma si è arenato perché il telelavoro era nato con l'idea che fosse lo Stato, che fosse il governo a implementarlo in maniera massiccia a partire dalla pubblica amministrazione. Perché l'idea era quella che, d'altronde, il più importante datore di lavoro che noi abbiamo nel paese è lì, quello rappresentato questa sera dal professor Tadei, cioè il fatto che se il governo decide di fare una scommessa vera oggi sullo smart working e non come è successo col telelavoro, poi sostanzialmente né l'IRI dell'epoca né i governi successivi dell'epoca l'hanno implementata nella pubblica amministrazione come doveva essere fatto, e quindi il telelavoro è rimasto una cosa sostanzialmente che si è sviluppata relativamente. Oggi c'è questo elemento di novità che ha ragione la Daniele a dire non è paragonabile al telelavoro, ma perché appunto il telelavoro in qualche modo era rimasto, come dire, consegnato in un ambito, diciamo così, dove gli investimenti a un certo punto più di tanto non sono stati fatti. Lo smart working effettivamente è quella roba che io posso chiamare anche lavoro remoto, ma giusto per dargli un termine diverso, tanto non cambia niente dal punto di vista della sostanza. Ma cioè è l'idea che tu in qualsiasi luogo, in qualsiasi punto, se hai a disposizione la tecnologia, perché se non ce l'hai facciamo solo delle chiacchiere, ma in qualsiasi luogo, in qualsiasi punto, se tu hai a disposizione la tecnologia che è in grado di comunicare e di interfacciarsi con le tecnologie, diciamo, che fanno riferimento all'attività che devi svolgere, e qui c'è un tema anche da non trascurare sotto il profilo di mettere a posto anche il mondo Apple e il mondo Microsoft. Esatto, Microsoft, cioè, perché anche qui se no diventa un problema nello sviluppo del smart working. È chiaro ed evidente che noi siamo nella condizione di poter fare un ragionamento, quindi che io a qualsiasi punto che mi trovo, se ho la tecnologia, giusto, faccio il mio lavoro. Quindi è evidente che da questo punto di vista è il massimo della flessibilità che si possa immaginare sotto il profilo del sistema, diciamo così, di come si produce.
è talmente vasto il campo che noi oggi abbiamo alcuni accordi che abbiamo fatto insieme alla SNAM, che abbiamo fatto l'Unicredit, che abbiamo fatto, però continua a mancare l'appello, accordi e intese di sviluppo di queste nuove tecnologie e di questi nuovi modi di poter operare nella pubblica amministrazione. Cioè, continuiamo ancora oggi ad avere un problema importante, secondo me, su quello che invece dovrebbe essere l'esempio che viene dato dal più importante datore di lavoro di questo paese, e cioè proprio riuscire a introdurre questi sistemi nell'ambito della pubblica amministrazione, che vorrebbe dire creare una condizione nell'ambito della pubblica amministrazione di una, come dire, diversa morfologia complessivamente intesa come è oggi, anche di tutta la struttura architettonica di come è fatta la pubblica amministrazione italiana, superando, direi in questo caso anche in termini di slancio, uso questo termine tra virgolette, tutto quello che sono le difficoltà che spesso si trovano quando si fanno i tentativi di rinnovamento dentro la pubblica amministrazione per quanto riguarda le burocrazie interne della pubblica amministrazione stessa, che poi diventano gli elementi che frenano sostanzialmente. Quindi io credo che lo smart working sia una sfida importante e significativa a partire proprio da questi aspetti qui. È chiaro che si pone un tema di sfida in generale per tutti, compreso anche per il sindacato, perché adesso, per chi è abituato a fare il sindacato alla vecchia maniera, per un problema che si pone, che si pone a me guardando nel palo degli occhi Alessandro, è: ma noi questi lavoratori qui quando mai li intercettiamo? Cioè, nel senso che conto è avere l'azienda lì con la produzione terrorista fordista e tu fai l'assemblea, no? E ce li hai tutti quanti come siete voi questa sera seduti davanti a noi e possiamo comunicare, ci possiamo parlare. Noi dobbiamo a nostra volta sempre di più diventare smart working comunicatori, perché l'unica possibilità che avremo per riuscire a comunicare con quei lavoratori lì sarà quello di utilizzare sempre di più i loro strumenti tecnologici che hanno a disposizione, che vengono dati a disposizione dell'azienda. Allora qui entriamo in un campo tutto quanto vergine, diciamo così, sotto il profilo contrattuale, che dobbiamo vedere come affrontare, lo diceva nella parte finale del suo intervento anche Alessandro, sotto il profilo di qual è l'azione, no, anche nostra, della contrattazione collettiva. Un primo punto che vedo quindi è un tema che riguarda la comunicazione. Cioè, non funziona più il sistema delle assemblee, non funziona più il sistema delle bacheche, non funziona più il sindacato antidiluviano. Funziona quindi il fatto che tu devi comunicare attraverso i sistemi telematici. Per questo dicevo è importante, non ho fatto caso il passaggio di prima, di come dialogano tra di loro i sistemi, tra chi usa l'Apple, chi usa la Microsoft e quant'altro, perché lì Android, eccetera, perché lì può diventare anche questo un elemento che apre o chiude gli spazi di comunicazione in maniera diversa a seconda di quelli che sono i tipi di sistemi utilizzati. Quindi ci sarà bisogno, da questo punto di vista, anche di vedere di lavorare su scala, in questo caso, quindi nel rapporto con le case costruttrici di questi sistemi, di come renderli interfacciabili il massimo possibile. L'altro elemento che noi vediamo e che abbiamo discusso là dove abbiamo fatto gli accordi è come tu metti in sicurezza l'attività che il lavoratore, in qualsiasi punto esso si trova utilizzando la tecnologia, utilizza, quindi i dati, che possono essere anche dati sensibili, eccetera, ma soprattutto come tu metti in relazione questo con il tema, dico così, anche della salute. Perché è chiaro ed evidente che si pone un elemento di novità anche su quali sono i nuovi rischi, che potrebbe essere, riprendendo il tema dello stress da lavoro correlato, prendo quello perché mi viene in mente che è una delle cose che sono state normate recentemente, e cioè quindi quali saranno i rischi di quei lavoratori che si troveranno esposti anche magari a tarde ore della notte o alle prime ore dell'alba a utilizzare lo strumento tecnologico, perché ovviamente si crea un rapporto molto stretto anche di dipendenza con lo strumento nella logica poi di dare le risposte, no, nei tempi più rapidi possibili per aumentare la produttività, perché poi magari legata alla produttività ci stanno pure i premi, no, che questi lavoratori possono prendersi. E quindi di conseguenza, quindi come evitare che si crei un rapporto di stretta dipendenza, cioè quella cosa che potrebbe essere di palmarità, come già avviene con gli strumenti che anche utilizzano oggi a fare le multe. Mi è capitato di partecipare tempo fa ad un'assemblea degli accertatori della sosta, i quali lamentavano il fatto che andare in giro tutti i giorni col palmare determinava dei problemi nuovi dal punto di vista della salute.
Quindi, e qui è chiaro che si apre uno scenario nuovo su cui io, adesso la normativa che il governo ha fatto inquadra diciamo una serie di temi importanti, però è necessario su quelle cose lì provare poi di capire meglio, di approfondire meglio, ci saranno degli elementi di novità. Presumo che ci sarà un aumento di quella parte delle malattie che fanno riferimento al sistema nervoso, mi viene da dire, più che quelle muscoloscheletriche che erano tipiche delle aziende terroriste fordiste. Quindi dovrò avere, diciamo da questo punto di vista, molto attento il tema di come io tutelo la salute psicofisica e dal punto di vista del sistema nervoso di chi lavorerà magari probabilmente senza tenere conto e senza tenere presente che ha già fatto magari più di 10-12 ore nel corso della giornata su quella macchina, su quello strumento tecnologico. Mi viene da dire che c'è anche un altro tema, ma questo lo dico perché è un elemento che, siccome è talmente rivoluzionario la questione in sé di cui parliamo stasera, che apre un altro confine importante da verificare, e cioè cosa succede dentro nelle famiglie. Perché il luogo di lavoro si sposta fisicamente dalla normale azienda, dal normale ufficio, eccetera, e viene spostata dentro nelle famiglie, dentro i luoghi che fanno parte del rapporto con la famiglia. Anche qui siamo sicuri che poi non succeda praticamente nulla, cioè che tutto sia come prima, nel momento in cui in quella famiglia poi magari ci sono anche dei figli, no, che hanno lì il genitore, hanno bisogno magari anche di parlare con lui, però il genitore in quel frattempo è lì con il palmare in mano che deve... Anche fare. Loro. Anche loro. No, ci sono anche loro, però con la differenza, che loro giocano e possono chiuderlo in qualsiasi. Tu invece stai lavorando, è probabile che ti dia anche fastidio. Cioè, non vorrei, ecco, che si aprissero dei temi che riguardano anche questi elementi, cioè quindi conciliazione dei tempi di vita, conciliazione dei tempi di lavoro. La prima cosa che mi viene a pensare è che i confini non sono più così chiari, cioè i confini si mescolano inevitabilmente, e questo probabilmente può essere un altro campo su cui vale la pena di riflettere con attenzione. Detto questo, quindi, io credo che noi siamo in presenza di una grande sfida che va affrontata per quella che appunto è, e cioè non è che possiamo dire che questa cosa qua non va fatta, anche perché, voglio dire, sono quelle cose che vanno per via ormai direi quasi naturali. Il punto vero è come riuscire a regolamentarla attraverso delle normative di carattere contrattuale che sappiano meglio cogliere nello specifico delle attività che viene svolta dalle persone quelli che possono essere gli elementi per prevenire per quanto possibile tutta una serie di ricadute che si potrebbero determinare sulla persona, nel rapporto tra la persona e i familiari, eccetera. Poi c'è un ultimo punto che volevo toccare, che riguarda l'aspetto più di carattere diciamo così sociale nel rapporto con l'impresa, cioè nel senso che noi le imprese ci hanno spiegato per anni che per essere performanti, competitivi, eccetera, bisogna lavorare in gruppo. Adesso non lo so, non vorrei che venisse avanti una logica per cui ci spiegano che il lavoro di gruppo non è più performante, non è più vincente e che si può lavorare in singolo, pensando che va da sé e va in automatico che io mantengo il lavoro di gruppo attraverso il fatto che appunto sono tanto comunque sono collegato in telematico, perché non è così scontato, perché non è detto che nel collegamento telematico io riesca a mantenere le logiche del lavoro team dentro le imprese, soprattutto là dove si fa ricerca, progettazione, innovazione, eccetera. Lo dico questo perché ci sono dei casi in America dove hanno dimostrato e sono tornati quindi anche indietro in alcune di queste situazioni rispetto a scelte di investimento che andavano in questa direzione, perché in realtà si perdeva il rapporto della, chiamavano così, banale socialità a cui noi siamo abituati. Cioè non è che lo strumento telematico ti risolve questo problema qua, delle due rischia di creare dei rapporti a distanza che non sempre riescono a determinare il lavoro di team. Quindi io credo che anche questo sia un altro dei punti su cui le imprese, come dire, nel rapporto anche con la discussione che si svilupperà nei prossimi anni, dovranno valutare con attenzione. Certo che, e chiudo, i dati sono importanti, sono interessanti. Si dice che là dove si è cominciato a fare smart working c'è un incremento di produttività che viaggia dal 30 al 40%. Si dice che l'assenteismo è crollato del 60%, poi non so dire poi la malattia, quale meccanismo avrà dal punto di vista di questo nuovo sistema di lavorare,
E si dice che oltre ad esserci questi dati, che sono importanti e significativi, quindi da non trascurare, da non sottovalutare, anche perché dove c'è produttività, noi dal punto di vista contrattuale non possiamo che trarne dei vantaggi sotto il profilo del rapporto con le imprese, sul piano della dinamica delle relazioni sindacali. C'è un aspetto che è legato al fatto che, per esempio, potremmo evitare, qui chiudo con una battuta, di trovarci nella situazione di questa mattina, che se uno aveva la sfiga di prendere la tangenziale di Bologna, essendo che si è attraversato l'ennesimo camion, abbiamo scoperto, rispetto anche a tutta la discussione sul famoso passante, no? Che può darsi che lo risolviamo attraverso lo smart working quel problema lì, cioè che creiamo una situazione tale per cui non gira per strada più nessuno, la tangenziale si svuota per effetto del fatto che si incrementa questo lavoro qua, abbiamo risolto in un colpo solo il problema del passante, abbiamo risolto il problema dell'allargamento della tangenziale, e che più ne ha più ne mette, quindi abbiamo risolto il problema. Però secondo me c'è il rischio che non abbiamo tempi che collimano rispetto alle situazioni che si sono determinate questa mattina e che dovremmo abituarci a subire ancora dei rallentamenti sul piano del traffico come quelli di oggi. Grazie. Grazie mille a Maurizio.